Il lungomare Adriatico e Viale Mediterraneo a Sottomarina non sono sicuri, lo sostiene l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada in un appello inviato al sindaco di Chioggia Giuseppe Casson. Si chiede maggiore illuminazione e lo spostamento dei cassonetti che impediscono agli automobilisti di vedere i pedoni. Il Basso Piave, meta turistica per amanti delle due ruote, è l'obiettivo dell'ex campione del mondo Moreno Argentin, che ha già ideato un primo pacchetto vacanza per ciclisti, il San Donà Bike Weekend, dal 14 al 16 giugno. Sono attese circa 20.000 persone e intanto per questa clientela stanno nascendo i bike hotel. Mamme responsabili, un test effettuato a random su 300 partorienti ha rilevato che oltre il 99% non beve alcol. Mamma beve, bimbo beve è una campagna promossa dall'ULS 9 di Treviso per scongiurare l'assunzione di alcol in gravidanza. Nel nascituro i danni del bere sono sempre di natura neurologica. Il Giro d'Italia sta per volare a Treviso, traguardo della tappa numero 123 con partenza da Longarone. L'arrivo è previsto per giovedì 16 maggio e per tutto il giorno la marca dovrà fare i conti con divieti e limitazioni del traffico, come la chiusura della A27 dalle ore 14. Impegnati 500 uomini tra polstrada, vigili e carabinieri. Dopo Serena Autieri, quest'anno sarà Luisa Corna a condurre il Festival Show, lo spettacolo itinerante dell'estate che debutta a Padova in Prato della Valle domenica 30 giugno. Luisa Corna si esibirà nella doppia veste di cantante e conduttrice, a sorpresa duetterà con gli ospiti, accompagnata dall'orchestra. La gente non paga gli affitti, il problema non sono i graffiti. È questa, per le rime, la risposta dei writers alla politica anti-graffiti adottata dal comune di Padova. Una risposta con la voce del rapper Meco Slash, che se la prende in particolare con Ivo Rossi, ma, come recita il brano, nessun provvedimento potrà fermare il movimento.